Benvenuti alle associazioni Si Raccontano per AICS Torino Sport e Spettacolo. Io sono Fabio di Radio Contatto, come si vede qui, e noi qui accanto, ecco, abbiamo la Bella e la Bestia con questo barbone eccetera. Qui invece abbiamo la bellissima e bravissima Alessandra dell'associazione Ellissi Parallele. Ciao Alessandra. Ciao, ciao a tutti agli ascoltatori di Radio Contatto. Io sono Alessandra delle Ellissi Parallele. Bene, bene, sono contento che sei qui anche con questo sorriso raggiante, è bellissimo, guarda, ti ravviva la giornata, questa è una cosa fantastica. Allora, Alessandra, Ellissi Parallele è un'associazione che comunque verte verso la cultura, ecco, e non verso lo sport. Se ce ne puoi parlare, ecco, quando è nata, che cosa fate e in che territorio agite, ecco. Sì, allora, questa associazione l'ho fondata io, che sono una performer di circo contemporaneo, insieme alla mia socia Zaira Berrezzoga, che è un'attrice anche molto conosciuta, legata al mondo televisivo e teatrale. E cosa ci ha unito alcuni anni fa, quando ci siamo incontrate? La visione dell'arte come di una grande possibilità di innescare dei processi sociali, dei processi comunitari. Quindi abbiamo messo insieme le nostre competenze, le sue più di attrice di prosa, le mie più di performer fisica, e abbiamo iniziato a creare degli spettacoli di teatro-circo di impegno civile. E nel 2017 ci siamo costituite in associazione culturale grazie a un supporto enorme di AICS, che ci hanno aiutati già in fase di costituzione, insomma. E noi abbiamo creato il nostro primo spettacolo, che è stato una specie di missione di vita, che si chiama Storie di sabbia e carbone, e dove ci sono due donne che si incontrano in scena, apparentemente parlano della stessa storia. In verità sono due storie che si sviluppano in due epoche diverse, perché una è una donna del secondo dopoguerra, il cui marito è morto nella miniera di Marcinelle, e l'altra è una donna africana di oggi che ha affrontato il viaggio della speranza per venire in Italia a cercare il marito che è immigrato, di cui ha perso le notizie. Queste due donne si incontrano in una panchina di una stazione e, confrontandosi, parlano di una storia che è quella di tutte le migrazioni del mondo, di tutte le madri, le donne, le figlie, i mariti, di tutte le persone che affrontano un viaggio per lasciare una terra in cui vorrebbero stare se fosse sicura. Certo, certo. Quindi Zaira poi è italo-tunisina, quindi questo viaggio che abbiamo fatto insieme è partito anche da una componente autobiografica. Io sono italo-brasiliana, quindi ci siamo ritrovate in questo anche discorso identitario, che ci ha portato anche a visitare questi luoghi, a Marcinelle, queste miniere, incontrare i figli di quelli che erano state le vittime. Oggi sono dei nonni che sono stati figli di questi minatori che sono morti. Beh. E poi siamo andate avanti e insieme abbiamo creato un altro spettacolo che si chiama Studio al Femminile, esercizi di stile per donne forti, che abbiamo presentato per la città di Nichelino, e dove abbiamo lavorato invece sulla questione femminile, la violenza contro le donne, col supporto della Fondazione Circo Vertigo, che ci ha dato una residenza di creazione, e col Centro Studi Documentazione del Pensiero Femminile di Torino. Beh, comunque tante cose. È stato l'inizio. Ecco, diciamo la mia curiosità, no? È unire diciamo il teatro con la parte, dicevi prima, fisica, quindi quella circense. Sì. Come si coniugano le due facce della medaglia, poi dopo alla fine, sia fisico che appunto parte, come posso dire, teatrale, appunto. Allora, diciamo che qua può scaccare.
può scattare il pippozzo, magari gli ascoltatori si iniziano, ecco, no, a fare arachiri. No, dillo in maniera simpatica, dai, così. Sì, diciamo anzi, che se ci fai vedere qualcosa anche, qualche ruota. Ah, ecco. No, in verità diciamo che la visione, io sono peraltro la tutor dell'Accademia Circo Vertigo, quindi il mio, fantastico, al di fuori del lavoro che faccio in associazione, il mio lavoro è proprio quello di aiutare gli allievi a raccontare attraverso le loro tecniche. In verità il circo ha nel suo codice genetico la possibilità di raccontare, ed è un po' un piccolo preconcetto contemporaneo quello di credere che il circo sia solo esibizione della tecnica. Mm-hmm. I circensi erano quelli che portavano le conoscenze nel mondo. Per intenderci, la lampadina di Alva Edison la prima volta è stata mostrata nel circo come un effetto magico e incredibile. Il gas anestetico di uso odontoiatrico la prima volta fu usato in un tendone da circo. Cioè il circo è sempre stato quel mezzo che portava le informazioni nel mondo quando non c'era la radio, quando non c'era la fotografia, quando non c'era il cinema. Quindi quello che il circo fa oggi, il circo contemporaneo, quello di recuperare un'identità genetica, di raccontare delle storie, di raccontare delle emozioni attraverso un codice fruibile da tutti, molto popolare. Assolutamente, diciamo che c'è un minimo comune denominatore, che è appunto quello, anche se non c'è la parola, comunque c'è il movimento facciale, c'è, esatto, il fisico, e quindi tutti quanti riescono a capire o piangere o ridere, e quindi anche lì, esatto, un aspetto teatrale molto forte, anche perché il teatro forse nasce proprio dall'aspetto fisico, prima c'è il fisico e poi dopo la parola e via dicendo, o sbaglio? Esatto, poi, sì, certo, poi noi sappiamo che grandi maestri teatrali come Grotowski hanno messo il lavoro fisico al centro del training attoriale, e anche un certo tipo di lavoro acrobatico. Certo. Jacques Lecoq, che è il fondatore della pedagogia teatrale, del teatro fisico, della pedagogia del teatro fisico, diceva che ogni attore dovrebbe essere in grado di essere talmente concentrato da poter fare un salto mortale, anche se non lo avesse usato in scena, ma il livello di, certo, concentrazione che ogni attore deve avere è quello che ti porta a poter fare un salto mortale. Certo, certo. Infatti ogni tanto, quindi, anche quando recitavo, ogni tanto qualche attore saltava, non so, come dei grilli, no? Saltavano, cioè, che cosa fa? Però effettivamente molti utilizzavano il fisio, proprio erano molto, molto atletici, tranne me, sì. Io proprio una poi chiavica. Personalmente io mi sento più attrice che acrobata in ogni, mm-hmm, caso. Infatti per me il gesto acrobatico deve venire sempre da un'intenzione, sempre da un sottotesto, e deve essere sempre collegato alla drammaturgia. Per esempio, in Storie di sabbia e carbone io faccio un pezzo al cerchio aereo dove rappresento una divinità sincretica africana che rappresenta la dea del mare, che l'immigrato che si trova nel mezzo della tempesta mentre sta attraversando il viaggio della speranza verso Lampedusa invoca questa divinità, che viene rappresentata sul cerchio aereo con una gonna molto lunga. Bene. In studio al femminile io uso la rete aerea come attrezzo che rappresenta un po' la metafora dell'ingabbiamento, della violenza di genere. Certo, quindi certo, la nostra associazione lavora così. Certo. E sicuramente io e Zaira insieme abbiamo trovato anche un modo di integrare il teatro e il circo che è nostro, ecco. Beh, ma quindi diciamo che è una questione proprio di totale di integrazione, no? Prima mi parlavi appunto Zaira, esatto, e comunque avete due identità comunque anche al di fuori di quella comunque italiana, e riuscite anche a integrare le varie culture e anche i vari sistemi di teatro, che sono belli, no? Cioè, nel senso, è una cosa, sì, molto interessante. Sì, sì. Ecco, ma per fare questo ci vuole una ampia visione, cioè come si studia studia molto di più, non so, cioè c'è una visione più ampia della situazione, avendo comunque identità differenti e quindi cercando di entrare nell'altra identità.
Sì, sicuramente questa apertura dello sguardo, come dicevi giustamente tu, va anche ad identificare una fragilità e una vulnerabilità a cui ci si espone, perché finché si sta nei limiti di Certo. quello che si conosce, ci si sente più forti. Certo. E io e lei abbiamo anche creato un training dove abbiamo integrato le nostre diverse competenze e che abbiamo condiviso con la comunità, soprattutto nella circoscrizione di Barriera di Milano, e grazie allo spazio Cascina Marchesa della circoscrizione 6 e all'associazione Coros, che è un'associazione di teatro comunità con cui io e Zaira abbiamo fatto un percorso come operatrici di teatro sociale. Questa è un'altra delle cose che ci ha unito, sia io che Certo. lei abbiamo fatto questa formazione che ci ha dato la possibilità di lavorare con le persone, con le loro storie. Certo, E quindi noi fantastico. abbiamo poi creato questo training e abbiamo organizzato, quando si poteva, prima della pandemia, dei cicli di incontri per la cittadinanza gratuiti, in cui noi aprivamo il teatro e le persone potevano venire e fare il training fisico e vocale con noi. E sono stati momenti di grande condivisione, ecco. Immagino, anche forti emozioni, Sì. aspetti empatici notevoli, complimenti Sì. veramente. Anche perché nella nostra visione il training fisico e vocale non è solo uno strumento dell'attore, l'attore che allena la voce, l'attore che allena il corpo, ma noi vediamo il training come un diritto di ogni cittadino di abitare il suo corpo, di abitare la sua voce, di abitare le proprie emozioni. Quindi c'è anche una componente un pochino rivoluzionaria nell'idea del nostro training per tutta la popolazione. Non è un diritto solo degli attori quello di Certo, sì. usare la voce, usare il corpo. Assolutamente, guarda, effettivamente tutti quanti, anche se poi dopo uno non si sente di recitare, eccetera, ma almeno imparare, e poi dopo anche secondo me anche gli attori molto spesso, sai, lo fanno perché vogliono calcare il palco, ecco, però prima secondo me bisogna imparare, no? Bisogna imparare a vivere il proprio corpo, come hai detto tu, ed è una cosa secondo me fantastica e saggia. Veramente complimenti Sì. Io Alessandra, mi è piaciuto, mi piace. Bene. cito sempre, non so se abbiamo un minuto, lo Sì. psichiatra Alexander Lowen, che ha fondato la bioenergetica negli anni 70 negli Stati Uniti. Lui diceva che la caratteristica di un corpo vivo è presenza di respirazione, presenza di movimento, presenza di sensazione. La caratteristica di un corpo morto è assenza di respirazione, assenza di movimento e assenza di sensazione. Certo, E è vero. quindi questo fa riflettere. Assolutamente, è vero, è assolutamente vero. Bene, Alessandra, allora, se ci dai ancora 4 minuti, nel senso che mettiamo un brano musicale e poi dopo ritorniamo, va bene? Non scappare, Ottimo, va benissimo, non scappo, non scappo, bene. ascolto anch'io la Bene, canzone. bene. Allora, musica. Musica. Hey man, what you need?
muela, 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 la. Ay, que sí, pochita. Ay, qué locura, papito, papá. Oh, me dice nada. Ha, ha, ha. 5 minuti. Bentornati all'associazione Si Raccontano. Come ha promesso Alessandra, è rimasta qui, non è scappata, bene o male, va bene o male, sono contento. Sono ancora qui. Ecco, io sono anche un po' al buio, bene o male, così almeno non mi si vede tanto, tanto bene. Allora, Alessandra, ritorniamo a bomba. Io veramente una bella intervista, mi piace anche il discorso del teatro e del circo, sono sempre discorsi belli, vivi, emozionanti, interessanti. Ma durante il periodo Covid, quindi durante il periodo di pandemia, adesso bene o male piano piano si sta un po' liberando la situazione, ma c'è stato un periodo veramente triste. Che cosa avete fatto con appunto la vostra compagnia teatrale, diciamo, la vostra associazione? Allora, durante la pandemia ovviamente si sono fermate tutte le nostre attività in presenza e abbiamo lavorato su più fronti. Allora, uno è una nuova produzione, che è un nuovo spettacolo, un nuovo progetto che abbiamo in mente, che mi vedrà questa volta da sola in scena e Zaira mi aiuterà da fuori come tutor, e che si chiama Solo al femminile. Monologo circense per donna sola, che è un lavoro dove vogliamo affrontare la questione femminile dal punto di vista della gender fluidity, la fluidità di genere. Quindi nella visione della fluidità di genere, maschile e femminile sono due poli, in mezzo c'è uno spettro e ognuno di noi si colloca in questo spettro, quindi non sono categorie rigide. Certo. E quindi ci siamo dedicate a seguire dei bandi, scrivere dei progetti per cercare di dare concretezza a questo lavoro, che per il momento è stato selezionato per una bellissima rassegna che sarà il Caffè Müller di Torino all'inizio del 2022, calendarizzato, e dove ci sarà una settimana di residenza in cui lavoreremo a teatro, e poi ci sarà una restituzione di mezz'ora che si potrà fruire sia dal vivo sia in streaming, e rimarrà on demand sulla piattaforma Nice Platform, un progetto della Fondazione Circo Vertigo. E quindi adesso stiamo lavorando ai contenuti di questo progetto. L'altro filone è quello per cui noi appunto lavoriamo anche come operatrici di teatro di comunità e collaboriamo con alcune associazioni come Psicologi nel Mondo e anche CFP Spazio Psicomotorio, cioè teniamo delle formazioni per psicomotricisti, psicologi, psichiatri. E abbiamo tenuto degli incontri online con loro, delle formazioni, perché avevano bisogno di lavorare sull'espressività degli occhi e della voce per poter raccontare ai bambini le favole con l'utilizzo della mascherina. Quindi come posso raccontare con questa
certo, con questo ostacolo. Ed è stato molto interessante. Sì. Il terzo progetto su cui abbiamo lavorato riguarda più strettamente il mondo del circo, perché abbiamo un progetto che si chiama Autobiography Circus Creation, quindi autobiografia circense, che è un progetto di creazione circense a partire dall'autobiografia. Quindi abbiamo creato un percorso online che ha visto 15 artisti circensi da tutto il mondo seguire questo percorso di drammaturgia online a partire dall'autobiografia. Fantastico, fantastico, veramente un'esplosione di energie e di creatività, complimenti veramente. Allora Alessandra, il tempo stringe, io parlerei con te per ore sinceramente, ma purtroppo, ecco, ma dove possiamo trovarvi, sul web o anche fisicamente, se qualcuno volesse venire appunto a vedere qualche, non so, qualche lezione, qualche spettacolo eccetera? Sì, allora sul web noi abbiamo un sito che è www.ellissiparallele.com, una pagina Facebook che si chiama Ellissi Parallele e anche quella Instagram. E, tra l'altro, stiamo partendo con delle lezioni da fare nei parchi, quindi poi se seguite la nostra pagina Facebook potrebbero arrivare anche delle... Certo, delle news, delle notizie, infatti. Non so, lascio anche un telefono, cosa dici? Ma come vuoi, se c'è necessità, cioè se, nel senso, se ti sembra comunque il caso, volentieri, tanto comunque penso che non ci siano degli stalker che ci ascoltano. No, ci potete contattare al 329-6253-980 e saremo felici di parlare con voi. Perfetto, ma in che territorio agite? Nel territorio di Torino, provincia? Allora, sì, noi tendenzialmente siamo su Torino, in particolare sulla circoscrizione 6, Barriera di Milano, perché collaboriamo con questa associazione di teatro di comunità che si chiama Coros. Sì. Poi ovviamente per i nostri spettacoli, dove ci chiamano, vabbè, andiamo. Certo. Anche in Sicilia e in Sardegna, isole comprese. Allora, esatto. Alessandra, io ti ringrazio tantissimo per averci regalato il tuo tempo. Grazie a te, Fabio. L'ultima domanda è... perché AICS? Perché avete scelto AICS per affiliarvi? Noi abbiamo scelto AICS per affiliarci perché da subito abbiamo sentito una grande umanità, una grande disponibilità per aiutarci in ogni più piccola cosa, da come si tiene un libro dei verbali dell'associazione a come si entra nel registro nazionale degli enti del terzo settore. Ci siamo sempre sentite sostenute in ogni più piccola necessità. E quindi consiglio a tutte le associazioni di rivolgersi ad AICS perché c'è un buonissimo modo di accompagnare le associazioni nel loro percorso di crescita. Bene, perfetto, grazie mille, gentilissima, poi le 50 euro te le do dopo, adesso. Allora. Grazie a te Fabio, grazie a Radio Contatto per questa possibilità e a tutti i vostri ascoltatori. Grazie mille, grazie anche a voi, grazie ad AICS che ci dà l'opportunità di fare queste belle interviste. E niente Alessandra, ci vediamo spero prestissimo, il tempo ce lo permette, speriamo che appunto ci liberino, eccoci, si diventi zona bianca. Incrociamo le dita. Ciao Alessandra. Ciao, ciao Fabio, ciao. Ciao a tutti. Un saluto a tutti. Ciao.